Ciao a tutti ragazzi, io sono Aldo e bentornati in un nuovo video. Quando dico uscire dalla propria comfort zone, andare al di là, uscire dalle proprie letture sicure, standard, che un po' siamo abituati, è un argomento davvero molto difficile, un argomento davvero molto importante. E a volte può sembrare anche un cliché, un luogo comune, ma non sempre è così. E il video di oggi è proprio la dimostrazione di quanto possa essere bello uscire dalle proprie letture. Col senno di poi non avrei mai detto 4-3 mesi fa di poter recensire un titolo del genere, approcciarmi a un titolo del genere ed andare completamente in brodo di giuggiole. Sì, perché questo titolo è stato un po' la rivelazione, è nato molto per caso, dei suggerimenti, delle pressioni psicologiche da parte di Danilo del canale Fumetti Senza Paure e da parte di Gerardo della fumetteria We Will Nerd You, che un po' mi hanno spinto, anche diciamo anche un po' costretto, ad approcciarmi a questa serie. Inizialmente ero molto titubante, ero molto pieno di remore, di luoghi comuni, proprio inutili e stupidi, e poi mi sono totalmente ricreduto, totalmente meravigliato della bellezza di questa storia così avvincente, di questi personaggi maestosi, e nel giro di pochissimo ho recuperato i primi 40 numeri. Ma prima di arrivare a presentarvi il titolo, la serie e tutto il mondo che c'è intorno, vorrei proprio dirvi anche in come ci sono arrivato, perché diamo anche un senso un po' alle cose. Sapete che io sono un videogiocatore, sono un gamer a 360 gradi, ma quello che è un po' la mia comfort zone, gli acquisti sicuri, sono proprio i giochi di ruolo, i cosiddetti GDR. Amo qualsiasi tipo di GDR. Sono nato proprio con quasi un pad in mano, un GDR. Ne ho finiti realmente tanti che potrei fare una lista e iniziare ora e finire domani mattina, tipo ad esempio come un Final Fantasy, Grandia, i vari Tales of, i vari Atelier, Breath of Fire, Bravely Default, i Fire Emblem, Xenoblade, di tutto e di più, The Witcher, Mass Effect, Persona, ne ho davvero passati tantissimi, da quelli che avevano un approccio proprio classico, un GDR puro, fino ad arrivare ai GDR in pacchetto più action, ad esempio, quelli che avevano una tematica, un'ambientazione nel presente, nel passato, nel futuro, ambientati nei paesi nordici, nei paesi più caldi. In pratica, ho girato il mondo grazie ai GDR. E quando poi mi sono approcciato a questo tipo di lettura, mi sono accorto che era sempre quello che mi aspettavo, era proprio quella lettura che aspettavo da una vita, era proprio leggere sulla carta tutti i GDR che avevo provato. Sono stato completamente trasportato in questo mondo dove pane, magia, mille razze, intrighi, potieri erano tutti concentrati. E io ho proprio pensato in quel momento, ok, è il titolo cucito su di me. Sto parlando proprio di Dragonero, edito Sergio Bonelli, di Luke Nock e Stefano Vietti. Per quanto riguarda il prezzo di copertina, ci sono stati un po' dei cambiamenti, perché il primo numero ha un prezzo di copertina di 3,30 euro. Man mano ci sono stati un po' dei rialzi e l'ultimo numero, il 78 se non erro, ha un prezzo di copertina di 3,90 euro. Quindi i primissimi numeri li troverete a un prezzo, altri li troverete a 3,50 euro, che è stata la prima soglia di aumento, fino ad arrivare proprio a 3,90 euro. Poi molto dipende dove li trovate, come li trovate, se li trovate da un rivenditore, in una fumetteria, se li trovate usati. Però diciamo che questi tre scaglioni, 3,30, 3,50 e 3,90, diciamo, sono i vari prezzi di copertina. Partiamo proprio con la trama. In Dragonero leggeremo le avventure di Ian. Ian è uno scout imperiale che ha un passato davvero molto particolare. Durante tutte le sue varie battaglie, durante tutte le sue varie avventure, ha ucciso un drago. E la sua spada e il suo corpo si è unito a questo sangue di drago. Questo sangue di drago gli ha conferito, oltre ovviamente il titolo o anche la nomea di Dragonero, anche dei particolari poteri, delle particolari abilità. Con lui assisteremo a tutte le missioni che dovrà compiere per l'impero. Verrà portato da una parte all'altra del continente per risolvere problemi, cavilli e situazioni di pericolo. Ma non sarà da solo, perché insieme a esso ci sarà il suo migliore amico, che è un orco,
un'elfa silvana e a volte ci sarà anche la sorella. La sorella è una adepta, possiamo dire in questa maniera, ha una nuova abilità che un po' sfrutta le nuove tecnologie. Proprio per questo è anche un po' vista dalla parte un pochetto più tradizionale, più bigotta del mondo. Insieme al gruppo principale, poi successivamente si verranno ad aggiungere tutti i vari protagonisti delle varie storie. Perché Dragonero ha una struttura molto particolare. Cioè, prima di tutto, questa grande trama principale. Cioè, la storia di Ian e un po' tutte le sue avventure, tutte le sue missioni per l'impero. E ogni numero, diciamo che quasi sempre, sarà abbastanza autoconclusivo. Ci racconterà delle missioni che deve svolgere. Quindi si troverà nelle missioni più strane, più assurde, capeggiate da mostri magici, mostri demoniaci, streghe, demoni, elfi oscuri, negromanti, stregoni, entità sconosciute. Quando le storie sono un pochetto più lunghe, un pochetto più complesse, un pochetto più complicate, la storia continuerà per 2 o 3 volumi. Molti mi hanno consigliato di approcciarmi a Dragonero anche senza recuperare tutti i numeri in ordine cronologico, ma io sono una persona abbastanza puntigliosa, abbastanza meticolosa, quindi per non perdermi ogni passaggio ho letto proprio dal primo fino ad arrivare proprio agli ultimi Dragonero che ho acquistato. Ma la grande particolarità che un po' contraddistingue le varie pubblicazioni della Sergio Bonelli è che ogni storia è a sé e non è proprio legata alle altre. Ci saranno delle storie importantissime, dei cicli importantissimi che saranno fondamentali a livello proprio della trama principale, ma quelle un pochetto minori saranno un po', diciamo, a sé. Quello che mi ha portato ad amare Dragonero sono sicuramente le ambientazioni. Le ambientazioni sono molto medievali, sono molto caratterizzate da un mondo che si unisce alla magia, al credo e anche ai miti e alle leggende. Quindi preparatevi a vedere draghi, a vedere mostri mitologici, a lupi mannari, tutto ciò che abbiamo sempre visto nei libri fantasy, nei GDR, è un po' quello che si aspettano tutti quelli che ad esempio ultimamente si sono anche molto approcciati a Game of Thrones, ad esempio, per fare una piccolissima citazione. Ecco, se voi siete amanti e avete amato Game of Thrones, quindi tutta la storia, intrighi, misteri, giochi di corte, tradimenti, Dragonero è anche il titolo che fa per voi. Ogni personaggio all'interno della storia, Ian stesso, sarà caratterizzato in una maniera davvero perfetta, davvero magnifica. E pian piano che leggeremo i vari numeri, che la storia prenderà piede, il tutto si arricchirà sempre con dettagli maggiori. Ascolteremo le varie avventure che hanno portato il personaggio ad essere in quel modo, quindi ci sarà anche un cambiamento, una mutazione, una crescita del personaggio. Non ci saranno personaggi piatti, stereotipati, personaggi pieni di cliché e luoghi comuni. Il personaggio sarà completamente a 360 gradi, caratterizzato da luci e ombre. Non ci sarà mai il bravo Ian che è buono, bravo e solare con tutti. Ci sarà anche a volte Ian che dà un po' le mazzate a chi di dovere, oppure farà il burbero con un nobile che non si è comportato bene. Ci saranno luci ed ombre, e questo è un aspetto che io davvero ho ben apprezzato. Oltre poi alla pubblicazione standard, ci saranno anche i volumi speciali, volumi completamente a colori, che escono una volta all'anno, che ritraggono sempre delle avventure speciali del nostro Ian e del nostro gruppo, in missioni anch'esse molto ma molto particolari. La particolarità di queste uscite è che sono completamente a colori, e a volte ci troviamo anche dinanzi a dei crossover con altri personaggi che appartengono sempre al mondo della Bonelli. Partiamo anche da un presupposto grandissimo. Io non sono un bonelliano, non nasco bonelliano, non lo sono. Sono un lettore che si è approcciato per la prima volta a questa tipologia di titolo. Sono sempre stato una persona che si è approcciato a manga, quindi una lettura completamente nipponica, e ammetto, avevo un po' di remore, non ero proprio sicuro, e ammetto che sbagliavo perché è realmente bello, realmente fantastico, ti riesce a trasportare, ti riesce a catapultare in un mondo
Magnifico. La grande particolarità sta anche che una volta che inizi a leggere un numero di Dragonero, te ne bruci 4 nel giro di un'ora. Ha una lettura talmente scorrevole, talmente tanto piacevole, che te ne leggerai a bizzeffe. Poi quando starei sotto sotto con gli ultimi numeri inizierai a piangere. Un altro aspetto che realmente poi mi ha convinto e mi ha colpito sono soprattutto le copertine. Le copertine sono ben realizzate, ben definite, colorate. Cioè, appena vedrete una copertina di un numero di Dragonero saprete un po' già di cosa andremo a leggere, perché sono magnifiche. Alcuni esempi che ci mostreranno la bellezza di queste copertine. Io quando ho visto le copertine, che poi sono una differente dall'altra, avevo tutti gli occhi a cuoricino, dicevo, oh mio Dio, ma qui ci saranno i pirati, ci sarà una nave pirata, oddio, qui ci sarà un bosco con gli elfi, con gli spiriti del bosco, o qui ci saranno i non morti, qui ci troveremo nelle fogne. C'erano quei piccoli indizi che un po' ti gasavano fondamentalmente, ed è una lettura versatilissima, perché poi affronta tutte le tipologie di tematiche, da quelle un pacchetto più frivole fino ad arrivare a quelle più profonde: l'amicizia, l'amore, i giochi di potere, i tradimenti, Ian che fa tante scappatelle, Ian romanticone, Ian premuroso, Ian arrabbiato. E ad esempio ci saranno anche dei piccolissimi focus on a fine di alcuni numeri su alcuni personaggi che hanno caratterizzato la storia nel particolare. È una trovata davvero molto bella, che dà un senso di approfondimento proprio in un personaggio che ha dominato, che in qualche maniera ha cavalcato il numero. Cioè non è un ok, finito il numero, ci dimentichiamo completamente del protagonista del numero. No, assolutamente no. Anche perché poi, alcune volte, nei numeri successivi, man mano che poi ovviamente la trama va avanti, ci saranno dei piccoli riferimenti a personaggi e situazioni che abbiamo visto, che abbiamo incontrato. Il nostro fumetto è composto in questo modo: ci sarà questa copertina colorata e al suo interno troveremo tutte le varie pagine in bianco e in nero. La particolarità di questi disegni sono soprattutto i tratti. I tratti inizialmente sono leggermente più sporchi, sono leggermente più caotici. È un approccio che io ho sempre adorato, un approccio che io ho sempre amato alla follia, perché da una parte c'è la confusione della battaglia, delle esplosioni, dall'altra poi c'è la cura dei particolari, dei dettagli per quanto riguarda le varie zone all'aperto, ad esempio come i boschi, come le foreste, come i vari templi abbandonati, o alcuni tratti, alcuni disegni di alcuni protagonisti. C'è una storia in particolare che è proprio focalizzata sulla figura di un elfo nero. Io sono rimasto allibito nel modo in cui hanno disegnato e hanno caratterizzato il personaggio in questione. C'è una cura maniacale dei particolari. L'unica pecca che posso solo sottolineare, ma io ripeto, sono sempre una persona molto puntigliosa, e questo succede soprattutto nei numeri più vecchi, un pochetto più datati, è l'apertura. Io sono abituato a leggere i manga così, aprendoli completamente. C'è una piccola pecca per quanto riguarda la colla. Tipo il numero 4 e il numero 5 l'ho aperto completamente, mi si è scollato tra le mani. L'esempio, ok, che può essere un numero vecchio, quindi possono incidere mille fattori come l'usura, l'umidità o altro, però un pochetto più di colla, un pochetto più di accortezza non farebbe male, soprattutto perché sono errori un po' grossolani che oggigiorno sono, non ci dovrebbero più essere. Mi si scollavano amici degli anni 90, ma lì era tutto un altro mondo, e non posso proprio accettare, o non posso proprio vedere di buon occhio un titolo che vado a pagare 3,30€, 3,50€ e mi si scolla. Ripeto, non è una tragedia, perché basta un pochetto più di colla e lo riattacco tranquillamente e torna nuovo, ma è proprio un piccolissimo pelo nell'uovo che, se scapita a una persona un pochetto più superficiale, può far sì che questa non legga più Dragonero, ed è una grandissima pecca, perché è un titolo
che tutti gli amanti del fantasy devono recuperare e amare assolutamente. Un'altra aggiunta nella struttura e nella particolarità del fumetto sta anche nelle varie pagine che troveremo prima della storia del nostro protagonista. Troveremo alcuni appunti, alcune note da parte proprio dei creatori della saga, della serie, e a volte ci sarà anche un piccolissimo riassunto delle varie storie precedenti. E un'altra particolarità sta proprio sulla parte posteriore. Sulla parte posteriore troveremo la copertina del numero successivo e quando la troveremo in edicola e nelle varie librerie. Ad esempio, questo è il numero 1. Il numero 2 era in edicola dal 10 luglio e si chiamava Il Dragonero, il segreto degli alchimisti. Il potere del distruttivo fango pirico, i ricordi di Eggmore, l'inquietante minaccia degli impuri. Potrei stare a parlare della bellezza di Dragonero per ore ed ore ed ore ed ore ed ore ed ore ed ore, però mi toglierei la magia e l'ebbrezza che io ho provato leggendo i vari numeri. Credetemi, è un'esperienza che dovete fare, soprattutto se volete leggere qualcosa di diverso, qualcosa che si stacca completamente, perché parliamoci chiaramente, esistono pochissimi titoli fantasy, cioè realmente io ci ho pensato. Titoli fantasy, proprio fantasy al 100%, cioè con orchi, streghe, troll, elfi, fate. E ho pensato, ok, magari no così. Cioè, non mi sovvengono. Quindi è un ottimo motivo per leggerlo. Apro una piccolissima parentesi, questo è anche un piccolo momento di pettegolezzo. Ho letto molto spesso su internet che Dragonero, Ian nel particolare, sembra è un po' copiato da Geralt of Rivia di The Witcher. Posso dirvi che non è affatto vero, al massimo può ricordare vagamente, perché comunque è un bel pezzo di uomo, questa capigliatura chiara, lui tutto muscoli, con questo spadone, proprio. Ma poi fondamentalmente sono proprio agli antipodi, sono due approcci differenti, due uomini da amare assolutamente, due storie fantastiche, due mondi grandiosi, però sono proprio agli opposti. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi è piaciuto il titolo, se non vi è piaciuto e soprattutto perché. Vi ricordo anche che qui sotto nell'info box troverete i link a tutti i miei vari social network per stalkerarmi al meglio. E anche il link del sito della Sergio Bonelli per recuperare tutti i vari titoli. Vi ricordo anche di mettere un bel pollice in su per supportare tutte le recensioni e le mie passioni e di iscrivervi al canale se non l'avete fatto. Per ora è tutto, ma solo per ora, Ashura e Dragonero vi salutano e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!